Prima riassunto degli eventi, perché altrimenti non è facile discutere. Allora, come diceva lui, la data che normalmente utilizziamo è il 28 giugno perché gli scontri avvengono all'una di notte della notte del 27 giugno, per cui fisicamente è il giorno 28. Negli Stati Uniti d'America, nel 1969, l'omosessualità maschile era un reato. E quindi anche i locali di incontro omosessuali erano nel mirino della polizia. In particolare, in quell'anno a New York erano in corso delle elezioni per il sindaco, e il sindaco uscente era stato accusato di non essere sufficientemente duro con il crimine, perché l'omosessualità era un crimine. Quindi chiese alla polizia una serie di raid nei locali omosessuali. I locali omosessuali a New York in quel periodo erano in mano alla mafia. E anche lo Stonewall Inn era gestito direttamente dalla mafia, che aveva imparato alla gestione dei locali pubblici durante il proibizionismo. I metodi che usarono per lo Stonewall Inn furono gli stessi che si usavano nel proibizionismo. In particolare, lo Stonewall figurava come, noi lo chiameremo, un club privato, bisognava firmare all'ingresso, però in America non ti chiedono i documenti, e soprattutto, siccome sapevano che la polizia poteva arrivare in qualunque momento a sequestrare il materiale perché si agiva senza licenza, gli alcolici venivano tenuti in una macchina parcheggiata nei pressi, in modo che il locale fosse in grado di riaprire immediatamente dopo la retata. La mafia pagava alla polizia 1 migliaio di dollari a settimana per rimanere aperta. È chiaro che questa tangente non serviva a evitare i raid, serviva a evitare che dopo il raid venissero messi i sigilli al locale. Quindi la situazione dei locali era che la polizia arrivava, faceva un raid, di solito arrivava in un orario abbastanza presto, tipo nel tardo pomeriggio, in modo che si andasse in macchina a recuperare gli alcolici che erano parcheggiati, si riportassero e alla sera il locale fosse già operativo nuovamente. Il fatto che sia avvenuta una retata così tardi è indice del fatto che quella volta la polizia voleva colpire duro, voleva mandare un segnale particolare. E quello che successe quella volta fu che, come al solito, c'era un codice: quando la polizia entrava, chi era all'ingresso accendeva la luce, quindi si sapeva che non bisognava toccarsi fra uomini e fra donne. Lo Stonewall era un locale maschile. Contrariamente a una leggenda diffusa più tardi, non era un locale per drag queen. Silvia Rivera stessa, che è celebre per il suo apporto a quello che è successo dopo i morti di Stonewall, testimoniò che lei ci andava perché, siccome era una consumatrice di eroina, andava a comprare droga, sapete, mafia, e quindi. Ma Silvia Rivera ha testimoniato che non era il tipo di locale in cui le drag queen erano benvenute, anche perché la clientela, non so se avete idea di dov'è Christopher Street, è vicino alla borsa, vicino a Wall Street, quindi la clientela era di un certo tipo, di un certo genere. Tra le tante voci che si diffusero in quegli anni fu che la mafia in realtà guadagnava di più ricattando i clienti di Wall Street che andavano nel locale che quanto guadagnasse dal bar. Un'altra voce che girava è che al piano superiore ci fosse un giro di prostituzione minorile, insomma, di voci ne sono girate tante. Resta il fatto che la clientela dello Stonewall era una clientela abbastanza facoltosa, bianca, borghese, che andava in quel posto per raccattare ragazzi che si prostituivano. Il problema dei ragazzi buttati fuori di casa in America è sempre stato molto più drammatico di quello che è stato sempre in Italia, e di fronte al locale c'era un parco in cui questi ragazzi soggiornavano. Tra l'altro, esiste una sola foto dei morti di Stonewall, ed è una foto in cui si vede un gruppo di ragazzetti di 17, 18, 19 anni, perché erano gli street boys, i frequentatori dello Stonewall, che andavano alla ricerca di un cliente oppure avevano la possibilità, pagando un biglietto d'ingresso, di passare la notte lì dentro. Quella volta le cose furono fatte in grande, c'erano due agenti maschili e due agenti femminili in borghese dentro il locale per prendere atto di quello che stava succedendo. Quando arriva la polizia, la solita storia, si accendono le luci, i clienti vengono fatti uscire ad uno, si vengono fatti vedere i documenti. Tutti i clienti che avevano un abbigliamento non conforme a quello che era atteso al genere di assegnazione alla nascita venivano fermati. C'era addirittura una, vabbè,
non entriamo troppo nel dettaglio. La novità quella volta non fu tanto che i clienti si ribellarono. Secondo una delle testimonianze più diffuse, una donna butch, Stormé de la Rivière, che era vestita da uomo, faceva la drag queen all'interno del locale ma anche in varie altre località, ebbe una colluttazione con un poliziotto che la colpì col manganello in testa e la fece sanguinare. E secondo le narrazioni, quando fu portata fuori verso il cellulare, si mise a gridare alla folla che stava fuori: perché non fate qualcosa? Why you boys don't do something? E questo scatenò, alzò la folla, che iniziò a cercare di rovesciare il cellulare, iniziò a cercare di tagliare le gomme della macchina. Le macchine della polizia partirono a scaricare i primi arrestati e chiamarono rinforzi. Arrivarono le truppe antisommossa, la nostra Celere, che all'epoca erano abbastanza usate perché erano gli anni della contestazione contro il Vietnam, erano gli anni del 68 e quindi probabilmente anche molte delle persone che hanno partecipato ai moti di Stonewall avevano già partecipato alle manifestazioni di strada o scontri della polizia, e iniziarono gli scontri che andarono avanti per tutta la notte. La polizia caricava e gli omosessuali si disperdevano nelle strade d'intorno. Specifichiamo che gli omosessuali che erano in strada non erano quelli dello Stonewall, si diffuse la voce che erano in corso dei confronti tra la polizia e gli omosessuali. Secondo le stime della polizia c'erano 200-300, adesso non mi ricordo la data esatta, persone dentro il locale. Quando arrivarono i rinforzi ce n'era già un migliaio. Questo vuol dire che le persone che stavano negli altri locali scesero in piazza. Marsha P. Johnson, di cui vedete la fotografia qua davanti a me, testimoniò di era da tutt'altra parte, sentì dire che erano in corso degli scontri a Stonewall e vi si recò. Mentre ci andava, trovò su una panchina del parco Silvia Rivera, che stava dormendo, un po' fatta magari, e anche lei si recò a questi scontri. E poi ci sono alcuni dettagli che sono diventati anche famosi: gli omosessuali che facevano il can-can alzando le gambe dicendo siamo le ragazze di Stonewall, facevano delle canzoni, prendevano in giro la polizia. Fatto sta che prima giornata di scontri. Perché si arrivò a questo punto? Perché a un certo punto la gente arrabbiata chiuse dentro la polizia nel locale. O meglio, la polizia pensò che fosse prudente, in attesa di rinforzi, rinserrarsi dentro. A questo punto ci fu un tentativo di dare fuoco al locale, un idrante fu disvelto, non so come sia partecipato, usato come ariete per cercare di rompere la porta, appunto fu buttato dentro del liquido che fu prontamente spento, liquido incendiario. Si cercò di usare un idrante per rispedire dentro fuori, ma c'era poca pressione, non servì a niente. La polizia aveva già messo le mani alle pistole per difendersi quando arrivarono i rinforzi e la situazione fu salvata in questo modo. Adesso, per farla breve, perché sennò diventa troppo dettagliata la cosa, ci furono 3 giorni di scontri in cui ogni sera la gente tornava. Il bar Stonewall riaprì, come avevo detto, dopo le retate erano in grado di riaprire immediatamente, anche se le foto ce lo mostrano tutto affumicato per il tentativo di incendio che era stato fatto dai manifestanti. Ci furono 2 giorni di pioggia in cui la gente non manifestò, e poi vi furono altri 2 ulteriori giorni perché The Village Voice, che era il giornale di sinistra della zona, pubblicò il suo rapporto su quello che era successo usando termini come faggots and faggotry, froci e froceria, cosa che fece di nuovo infuriare i presenti e provocò altre 2 giornate di morte. Da questa cosa nacque il Gay Liberation Front, che fu una cosa molto queer, oggi la chiameremo in questo modo, totalmente anarchica, legata alle lotte intersezionali delle pantere nere, la lotta del Vietnam, la distruzione della società capitalistica, eccetera, eccetera, che implose nel giro di 6 mesi in un stormo anarchico totalmente ingestibile. Già nel dicembre, passiamo da giugno a dicembre, il Gay Liberation Front perse l'iniziativa e fu fondato la Gay Activist Alliance, che era disposta a trattare con le autorità. Fu proprio la Gay Activist Alliance, non il Gay Liberation Front come spesso si pensa, come ho dovuto leggere anche oggi,
a lanciare l'idea di una commemorazione, anzi l'idea della commemorazione fu fatta in quello che fu il canto del cigno, possiamo chiamarlo così, del movimento omofilo, casomai ne parliamo dopo se no diventa troppo lunga questa mia prolusione, che propose di fare una commemorazione dell'evento l'anno successivo nella stessa data. Notate che Silvia Rivera e Marcia Johnson aderirono alla Gay Activist Alliance. Poi possiamo anche discutere di questa scelta, ma uno dei motivi principali fu che Marcia Johnson voleva una attenzione concreta alla situazione degli Street Boys che avevano fatto Stonewall e, parole sue, si trovava di fronte a persone che facevano proclami sulla rivoluzione mondiale e sull'abbattimento della società capitalistica, mentre quello che lei voleva era costruire un rifugio per i ragazzi di strada, e con queste persone era impossibile arrivare a qualcosa di concreto. Lei poi ci riuscì. Conclusione, no, l'anno dopo fu fatta la prima manifestazione, la Christopher Street Memorial, la prima parata è stata una parata di commemorazione dei morti di Stonewall. Una cosa, siccome il movimento, il nuovo movimento, il neonato movimento, il Gay Liberation Front, aveva diramato a tutta l'America la notizia di questa cosa, la cosa divertente è che la prima parata non fu tenuta a New York ma a Chicago, per motivi che il sabato, la domenica era più facile, era più comodo, e quella di New York è stata la seconda. Fu adottata come giornata dell'orgoglio omosessuale, chiamiamolo così, subito in America. È difficile dire in tutto il mondo, per il banale motivo che il movimento gay in gran parte del mondo non era ancora nato, ma chiaramente dopo che il secondo e il terzo anno, qui sotto abbiamo una foto del secondo o terzo Pride fatto a New York, dopo 2 o 3 anni che si faceva divenne una specie di tradizione che fu adottata anche negli altri paesi europei. Grazie, grazie Giovanni. Io mi ricordo che il mio primo Pride fu il Pride di Roma del 2000, l'anno del giubileo, con un sacco di polemiche. Ci andai all'ultimo momento, non era previsto e fu meraviglioso. E mi ricordo che proprio quell'anno ci salì sul palco Silvia Rivera, che era venuta a Roma per... E so che Porpora Silvia l'ha conosciuta di persona, forse anche tu Giovanni, l'avevo vista però di persona, quindi se vuoi raccontarci qualcosa anche da questo punto di vista, dal punto di vista di una delle protagoniste. Buonasera, allora io il mio intervento riprende una narrazione più trans di movimento. E rispetto a diciamo, alcune news che ha dato Giovanni, non sono esattamente in sintonia. La storia però è fatta di fatti, non di opinioni. Sì, è chiaro, è fatta pure di narrazioni. Sì. E ma quella che è passata fino ad ora è una narrazione mainstream, e a me interessa molto raccogliere le narrazioni, le testimonianze. Nicola ha fatto riferimento al World Pride, quindi alla venuta di Silvia Rivera in Italia, e parto da quella, perché Silvia fu portata dal MIT e personalmente, come dire, con un po' di presunzione,